Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, aiutarmi a far arrivare questo canale a più gente possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo della stagione 2 di una serie che con la sua prima stagione mi aveva veramente convinto e che con questo suo seguito mi ha a dir poco entusiasmato. Sto parlando di The Bear, infatti 10 nuovi episodi, proprio nuovi di zecca, sono stati messi in streaming su Disney Plus dal 16 agosto scorso e vi assicuro che sono 10 piccole chicche. Devo essere sincero, avevo qualche riserva su questa seconda stagione di The Bear per due motivi. Primo, la stagione 1, scusatemi la metafora culinaria, era stata una buffata davvero soddisfacente, cioè alla fine della prima stagione mi ero sentito veramente sazio da un punto di vista narrativo, da un punto di vista drammaturgico, dell'evoluzione dei personaggi e soprattutto della risoluzione finale. Appunto, la prima stagione è stato un buffet particolarmente soddisfacente, quindi mi sono chiesto cosa potrebbe ancora piacermi con lo stomaco così pieno. Il secondo motivo invece è legato allo sciopero dei sceneggiatori che è tuttora in corso dal 2 maggio scorso. Già, perché proprio durante le prime settimane di questo sciopero di scrittori e poi anche di attori, proprio la writing room, cioè proprio la modalità di lavoro degli sceneggiatori di The Bear, è stata una tra le più chiacchierate. Perché la writing room di The Bear è durata solo 8 settimane e gli sceneggiatori di questo show, nonostante il grande successo di pubblico e di critica, hanno ricevuto solo poche centinaia di dollari in residuals per la messa in streaming. Mi sono messo nei panni di questi scrittori, di questi giovani professionisti, e mi sono chiesto dove trovo l'entusiasmo, la voglia e le energie per affrontare questa seconda stagione. Quando con la prima, nonostante il mio lavoro d'ingegno abbia oggettivamente prodotto un successo, per me scrittore quel successo non si è trasformato in un miglioramento economico nella mia vita. E questo non vuol dire essere avidi, ma vuol dire essere attualmente incastrati in un sistema produttivo che macina buone idee e ottimi talenti, senza però permettere all'individuo di emergere, di trovare una sua dimensione come professionista, in un settore tra l'altro particolarmente competitivo. E invece tanto di cappello ad una squadra di sceneggiatori che non solo ha tenuto alto il livello altissimo settato dalla prima stagione, ma secondo me è andato ben oltre. Quindi per merito, ma anche per solidarietà, da oggi citerò anche gli sceneggiatori delle serie che recensirò su questo canale, cominciando proprio da The Bear. Quindi entriamo nel dettaglio di questa stagione 2 di The Bear, dove lo showrunner e creatore è sempre Christopher Storer e gli sceneggiatori sono Karen Joseph Adcock, Sofia Levitsky-Weitz, Katrin Schetina, Joanna Kahlo, René Gube, Kelly Galuska, Stacey Osi Kuffour e Alex Russell. E adesso vai con la sigla. Camera and motherfucking sound! Nella prima stagione di The Bear abbiamo conosciuto Carmi Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, grande promessa della cucina mondiale che lascia un importante lavoro in un ristorante stellato di New York per tornare a Chicago a gestire la sgangherata paninoteca di famiglia dopo il suicidio di suo fratello Michael. Carmi, attraverso la condivisione di una cultura di studio e rispetto nei confronti del cibo, riesce a dare una vera e propria svolta alle vite di tutte le persone che lavorano e ruotano attorno a questa paninoteca ristorante, che è anche una elettrica polveriera di tensioni particolarmente irrisolte. I personaggi che ruotano attorno a questo ristorante sono Richie, che è il cugino di Carmi, interpretato da Ebon Moss Bachrach, che è il fallito, è il perdente per eccellenza. Coperto di debiti, sempre al limite della legalità, famiglia distrutta alle spalle, ma soprattutto sempre pronto a litigare per qualsiasi motivo. Don't freak out and go calling for mom. Mom, I'm gonna call mom. Call mom. Mom. She can't hear you.
C'è Natalie, sorella di Carmi, interpretata dall'ex Saturday Night Live Abby Elliott, che ci prova in tutti i modi a stare lontana da quel ristorante, ma il DNA di famiglia e il suo grande amore per Carmi alla fine spingono anche lei nella mischia. Nel ristorante lavorano anche Sydney, interpretata dalla bravissima Ayo Edibiri, che è una giovane cuoca, anche lei con l'ambizione un giorno di mettersi alla prova nel campo dell'alta cucina. Poi abbiamo Marcus, interpretato da Lionel Boyce, ragazzone introverso e sensibile con il ruolo di panificatore, ma con il sogno di diventare un grande pasticcere. Poi ci sono Tina e Ebrahim, interpretati da Lisa Colonzayas e Edwin Lee Gibson, che all'inizio della prima stagione erano solo due persone che lavoravano in quel ristorante per avere lo stipendio a fine mese, ma che poi anche loro, episodio dopo episodio, capiscono di far parte di una squadra, anzi di una brigata, con in mano un compito tutt'altro che semplice: offrire a centinaia di estranei un pasto che li faccia sentire a casa. L'ho già detto in occasione della recensione della prima stagione, ma lo ripeto, per me lavorare nella ristorazione è una vera e propria missione. Perché attraverso il cibo non crei solo un canale di comunicazione esclusivo con un estraneo, ma attraverso un determinato sapore o condimento o combinazione di ingredienti, riesci a scatenare un ricordo, un'emozione. Riuscire a collegare un sapore a una memoria indelebile non è un lavoro, è qualcosa che va ben oltre. Nel gruppo dei personaggi poi c'è Neil, interpretato dal grande in tutti i sensi Matty Matheson, vero chef rockstar americano la cui presenza in questa serie è davvero la spezia che insaporisce il tutto. Nella prima stagione di The Bear, l'interazione di tutti questi personaggi all'interno di questa sgangheratissima paninoteca, nonché polveriera di tensioni e litigi quotidiani, porta ad un bellissimo climax finale dove non tutti i conflitti vengono risolti, ma viene presa una decisione molto importante. Chiudiamo questa bettola di paninoteca che non ha più niente da raccontare a nessuno e apriamo un nuovo locale, un ristorante di livello, appunto chiamato The Bear, con l'ambizione di mirare alla stella Michelin. Così finisce la stagione 1 e così comincia la stagione 2, con tutti i personaggi che hanno solo 3 mesi per mettere in piedi questo nuovo progetto. Cioè smantellare il vecchio, che simbolicamente vuol dire anche per Carmi chiudere i conti con il passato, mettersi alle spalle il suicidio del fratello e delle grandi tensioni familiari e impegnarsi a costruire il nuovo. Ma per cambiare pelle al ristorante bisogna prima di tutto cambiare le skills e la mentalità delle persone che ci lavorano dentro. E qui si vede davvero il genio di chi ha scritto questa seconda stagione, perché a parte i primi 2 episodi di riscaldamento in cui di nuovo vediamo tutti i personaggi all'interno del ristorante smantellato per progettare ma soprattutto discutere sui cambiamenti da fare, dall'episodio 3 ogni personaggio prende la sua strada per migliorarsi e quindi puoi tornare e poter far parte del nuovo progetto pienamente cosciente delle proprie capacità. Marcus, il pasticcere, in un episodio che mi ha quasi fatto commuovere da quanto è poetico, va a fare uno stage a Copenaghen dal pasticcere di uno dei più famosi ristoranti al mondo, cioè il Noma. È la prima volta che si allontana da Chicago, quindi da casa, e si ritrova in un contesto così diverso dal mondo urbano e di periferia che lui conosce. Alloggia in una houseboat, fa queste bellissime passeggiate al tramonto sul porto di Copenaghen, che è una città che io ho nel cuore, come vi ho già raccontato nell'episodio dedicato a Lars von Trier. Ma soprattutto impara i segreti della calma e del lento lavoro dei lieviti grazie a Chef Luca, interpretato da un Will Poulter decisamente sul pezzo. Tina e Ebrahim invece vengono mandati in una scuola di cucina di Chicago per affinare le loro capacità di lavoro di squadra e di lavoro in brigata. E i due reagiscono a questa challenge in 2 modi diametralmente opposti. Tina sboccia come un bellissimo fiore, trova pace e tranquillità, proprio lei che nella prima stagione era sempre la prima pronta a fare il dispetto o a iniziare una discussione, ma soprattutto trova tranquillità e una fondamentale fiducia in se stessa, perché proprio la mancanza di fiducia nei suoi mezzi la spingeva ad attaccare per difendersi.
Abram invece capisce che quella vita non fa più per lui. Lui davvero lavorava alla paninoteca solo per portarsi a casa lo stipendio a fine mese. E non fraintendete, non c'è niente di male, lui è un uomo semplice e finché c'era da preparare dei panini per i fan dei Chicago Cubs andava tutto bene. Ma ora che invece c'è un po' questo stress di ambizione per aprire il ristorante di livello e ottenere la prima stella, lui capisce che quel mondo semplicemente non fa più per lui. Sidney invece studia la concorrenza, gira tutti i ristoranti di livello medio-alto di Chicago e capisce in cosa si può migliorare, cosa fa meglio la concorrenza o cosa fa peggio, chi devono temere e chi invece purtroppo non ce la fa più ed è costretto ad abbassare la saracinesca definitivamente. Quest'ultimo aspetto mi è piaciuto particolarmente e mi ha toccato molto, perché tra le righe, senza dirlo esplicitamente, con poche scene, parla della profonda crisi che il mondo della ristorazione sta ancora affrontando dopo la pandemia. Pandemia di cui ovviamente non si parla più, ma che su alcuni settori ha effetti ancora molto molto pesanti. Ma l'arco narrativo più esaltante è quello di Richie. Richie, il cugino noioso, arrogante, il fallito, il perdente, disordinato, loud, l'uomo più a pezzi sulla faccia della terra, viene convinto da Carmi a fare una settimana di stage in un ristorante stellato di Chicago. E non voglio dirvi altro perché questo è uno degli episodi più divertenti e appaganti di tutte e due le stagioni messe insieme. Perché per quanto sia uno stronzo, tutti fanno il tifo per Richie. Altro arco narrativo interessantissimo è quello di Carmi. Lui che nella prima stagione era stato il collante e il carburante di tutto il cast, in questa è come se facesse un passo indietro per lasciare il palcoscenico agli altri, ma soprattutto per vivere questa esperienza del suo primo vero ristorante, non come una marcia di fatica tra sudore e fango, ma come un momento di crescita come uomo e soprattutto come chef. Ad esaltare questa umanizzazione del personaggio di Carmi c'è un nuovo personaggio, cioè Claire, interpretata da Molly Gordon. Claire è una vecchia amica di Carmi, lei ha da sempre un debole per lui, ma Carmi non si è mai nemmeno accorto di Claire perché, come uno struzzo con la testa sotto la sabbia, lui aveva la testa completamente immersa nella sua ambizione di arrivare agli alti livelli della cucina mondiale e anche nel desiderio quasi insano di fuggire da Chicago, perché abbandonare Chicago per Carmi voleva dire soprattutto abbandonare la famiglia, che per lui era come una spina velenosa con cui lui però si pungeva ogni volta apposta. Ora che Carmi è più tranquillo, finalmente vede Claire e capisce che con questa ragazza è possibile instaurare una relazione, un rapporto fatto di sentimenti ma soprattutto condivisione. Pochi istanti fa ho citato la famiglia di Carmi. Beh, nell'episodio 6 di questa stagione passiamo un'intera cena di Natale con l'intera famiglia Belzatto, in un episodio flashback che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Primo perché finalmente vediamo con i nostri occhi da cosa Carmi è scappato. Vi dico solo che un blocco fondamentale di questo episodio gira tutto intorno ad una forchetta e attorno a questa forchetta creano una tensione che neanche il miglior Scorsese è mai riuscito a fare, e stiamo parlando di una forchetta. Poi per il cast di questo episodio non farò nomi, ma voglio assolutamente lasciarvi la gioia e la sorpresa di rimanere a mascella spalancata come è successo a me. Episodio 6, incredibile. Ma qui davvero c'è un altro tocco di genio di chi ha scritto questa serie. Mentre tutto sta volgendo a gonfie vele verso l'apertura di questo nuovo bellissimo ristorante, mentre tutti, ma proprio tutti, trovano il loro posto e il loro ruolo in brigata, senza avere più bisogno di sbracciare o di nascondere le proprie insicurezze dentro una sterile aggressività, ad uno dei personaggi succede qualcosa. Niente di grave o di pazzesco, tutt'altro. Succede una cosa piccola che però lo riporta in una dimensione in cui all'improvviso si rende conto di non appartenere a tutta quella serenità. Sente quasi di non meritarsela. Anche se l'ingranaggio funziona e si muove alla perfezione, questo personaggio proprio in quella perfezione si sente sbagliato. Non vi dirò chi è questo personaggio perché almeno per me è stato un colpo di scena veramente azzeccato ed emozionante. La seconda stagione di The Bear è bellissima, davvero, non ci voglio girare intorno più di tanto, è una serie stupenda. I personaggi, la drammaturgia, il cast, la regia, la fotografia, la colonna sonora,
certi pezzi indie rock messi al momento giusto che mi viene la pelle d'oca a ripensarci. E la vera forza di questa stagione è davvero la brigata, e mi immagino che gli sceneggiatori di questa serie si siano mossi veramente come una brigata. C'è spazio per tutti i personaggi, ognuno ha il suo momento per brillare e portare nella storia un pezzo di emotività che poi, nella big picture finale, trova il suo incastro perfetto. Nell'ultimo episodio c'è addirittura un breve monologo di Pete, interpretato da Chris Witask, che è il marito di Natalie, quindi il cognato di Carmi, un personaggio più che secondario, ma che in quei due minuti tira fuori veramente un pezzo di cuore che nell'economia dell'episodio, ma dell'intera serie, ha un peso entusiasmante. C'è tanto da riflettere sul rapporto tra cibo, famiglia e ambizione, su come recuperare un rapporto sano con quello che mangiamo e quello che cuciniamo con le nostre mani, e che poi questa cosa si traduca per forza in un modo di presentarsi al mondo. Io vengo da una famiglia del sud dove il cibo ha sempre avuto un ruolo fondamentale, sia nelle grandi occasioni che nella vita di tutti i giorni. Soprattutto da mia madre ho imparato che saper cucinare in modo universale, cioè essere in grado di preparare piatti che bene o male piacciono a tutti, è davvero uno dei migliori biglietti da visita possibili per il tuo lato più umano. The Bear però ci mostra quando questa capacità di rendere tutti felici attraverso il cibo rende appunto felici tutti, tranne te. Quindi seconda stagione di The Bear su Disney Plus, davvero consigliatissima. Mi ha fatto veramente riflettere su che cosa vuol dire investire nel cibo che mangi come anche forma di amore per te stesso. E questa cosa non vale solo per il cibo, ma vale per tutto ciò che ingeriamo, e ovviamente vale anche per la birra. Ve l'ho detto tante volte, ve lo potrei ripetere fino alla nausea: abbiate rispetto della birra che bevete, non solo da un punto di vista di chi la produce, quindi rispetto per le aziende che si fanno un mazzo così per garantirvi un prodotto di qualità, ma un rispetto anche nei vostri confronti. Le birre da supermercato, lasciatele sugli scaffali, lì dentro c'è di tutto, c'è roba che non accettereste mai di mangiare in un piatto di un ristorante dove siete andati per star bene. E quando andate in un pub pretendete lo stesso bisogno di star bene e lo stesso bisogno di essere trattati bene da persone professionali e da prodotti che sono nati esattamente per quello. Come esiste il comfort food, esistono le comfort beer. E infatti a The Bear 2 abbino una delle birre più comfort della storia, e mi riallaccio tra l'altro alla recensione di The Bear 1, stagione alla quale abbinavo una Keller Pils. Alla stagione 2 rimango in Germania, rimango nello stesso mondo, perché ripeto, secondo me dopo una giornata o una nottata di lavoro in una brigata di un ristorante non c'è niente di meglio di una pinta di una German Ale, non solo per il suo apporto rinfrancante proprio al tuo corpo, ma anche per una questione di assonanza filosofica. Questa è una birra semplice, è una bionda tedesca apparentemente senza fronzoli, ma proprio nella sua semplicità è estremamente complicata. Proprio come in cucina le cose apparentemente più semplici, come può essere un toast o un omelette, e in un episodio di questa stagione 2 viene preparata un omelette che concettualmente è una cosa semplicissima, ma viene preparata con un'anima e con una perfezione che ti fa venire voglia di mangiare omelette da qui ai prossimi 6 mesi della tua vita. La semplicità è la ricetta più complessa, e dalle cose semplici nascono le cose più buone, come nella birra artigianale, perché le cose semplici sono gli ingredienti che vanno usati per fare le cose buone. Questa birra è prodotta dal birrificio Shire, che mi sa che avete capito che è uno dei miei birrifici preferiti, in collaborazione con il birrificio Bayonne. Come potete vedere, di un biondo meraviglioso, di una carbonazione assolutamente perfetta, ha un bel profumo di cereale. La caratteristica del sapore viene definita come crosta di pane, e qui mi riallaccio a quello che ho detto all'inizio di questo episodio su veramente la magia di riuscire a scatenare nella testa delle persone un ricordo, una sensazione o anche un ricordo geografico di essere stato in un determinato posto che aveva quegli odori e quei sapori con un piatto. Beh, la birra fa la stessa cosa. The Bear 2 su Disney Plus,
abbinato a questa ottima German Ale di Shire e Bayonne. Non potrei essere più soddisfatto di questa recensione, perché la serie mi è piaciuta, la birra è stata fantastica. Non sono ancora tornato nello studio, ma vabbè, siamo nella versione super estiva e dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.